Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Nike rivelli senza peli sulla lingua. Parla apertamente di una questione che la riguarda da vicino. I fan senza parole. Nata a Monaco di Baviera nel 74, Nike rivelli è la figlia di Ornella Muti. Una donna che si è da sempre fatta notare per la sua capacità di dire i fatti esattamente come stanno, senza filtri, senza avere mai peli sulla lingua. Anche in questo caso ha fatto lo stesso, senza nascondere una problematica che l'accomuna con molte donne. Era una bambina quando ha esordito nel mondo dello spettacolo, infatti aveva solo 8 anni quando ha partecipato con una piccola apparizione nel film Bonnie e Clyde all'italiana, insieme alla famosissima mamma Ornella Muti. La vera carriera cinematografica l'ha intrapresa a 16 anni. Era il 1990 quando Ettore Scola decide di farla recitare nel Viaggio di Capitan Fracassa. Questo solo l'inizio, perché in seguito sono state molte le sue apparizioni in alcune pellicole, la maggior parte delle quali conosciutissime. Dopo aver preso parte a Paperissima Sprint e al reality show di Rai 1 Il Ristorante, Nike decide di tentare la carriera cantautoriale e nel 2010 esordisce come cantante pop. La sua ultima esperienza in TV è stata insieme al fratellastro Andrea Facchinetti nel programma Pechino Express. Un momento delicato. Nike sul suo profilo social condivide tutto con le persone che la seguono. Quasi 350.000 sono i suoi followers e molte delle quali sono donne che l'ammirano per la sua capacità di essere senza alcun filtro. Proprio su Instagram Nike ha parlato di un momento molto difficile per lei, la menopausa. Dice di convivere con caldane e notti insonni, nonostante la cura ormonale che le era stata prescritta, ma che invece di farle del bene, le ha portato una serie di problematiche con cui ora deve fare i conti. Una problematica, quella della menopausa, che l'accomuna con molte donne, ma di cui, purtroppo, non si parla ancora abbastanza. La soluzione. Nike rivela di aver risolto i suoi problemi con la menopausa utilizzando l'erba medica vaporizzata. Non la fuma perché il fumo fa male, ma la vaporizzazione su di lei ha un notevole effetto benefico. Quello di cui parla è di alti livelli di THC, che possono risolvere problemi medici veri. Spiega in un lungo post su Instagram che deve essere prescritta da un medical center che ti manda in farmacia dove vi verrà data la vostra erba medica. Sembra che a lei l'abbia aiutata in questi 5 anni di menopausa che l'hanno messa a dura prova. Grazie per aver guardato le notizie di oggi. Metti mi piace e commenta. Nello specifico clicca iscriviti al canale, per ricevere le ultime novità. Ciao e alla prossima newsletter!